Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo deathmatch su Nuketown. Inizierei con il pompa, cioè scusate, con il cecchino. Se poi vedo che mi fanno arrabbiare, perché so che mi faranno arrabbiare, si passerà all'Argus. La butto lì, potrebbe uscirne un nuovo episodio del Questo non è uno sniping in live. I primi due li avevate adorati e mangiati con gli occhi, però non si sa mai, vediamo un po' cosa combinare con questo cecchinozzo. Se riusciamo a fare almeno 3 kills, perché su Nuketown far kills col cecchino è improbabile. Non so davvero dove piazzare. Eh sì, vabbè. Almeno quelli fermi posso prenderli, eh. Io mi piazzo nella casa, non mi muovo più, voglio vedere. Morto, già morto. Oddio. Ok, e mi arrivano da dietro, ho già capito come va. È che vorrei muovermi, andare in giro come su Black Ops 2, ma non si può, perché su Black Ops 2 erano tutti a terra e aveva un senso giocare col cecchino muovendosi. Su sto gioco no. Turnato malissimo questo, gli ho fatto male male. Ok, saliamo nella casa. Dai, 4-2, inizio migliore che su tutte le altre mappe. Sarà che su Nuketown col cecchino so dove mirare un minimo, perché su Black Ops 2 ci ho fatto 1000 partite con quest'arma su Nuketown. Cioè con quest'arma, con questa tipologia di armi, logicamente si intende. Andiamo a prendere... No, andiamo a prendere proprio niente. Io mi metterei un attimo a No, oddio. Ok, su Nuketown la cosa è che... Soprattutto su Black Ops 3, perché no, su Black Ops 2 andavo in giro molto sinceramente, perché era stupido star fermi. Invece su Black Ops 3, che saltano tutti, bello. Non sai mai chi effettivamente può sbucare da dove. Usare il cecchino su Nuketown è una pazzia, no? Quindi devi un attimo capire... ma arriva da dietro, lo sapevo. Ho visto propulsione furtiva, cioè la propulsione. Non c'era molto da fare. 7-3, dai, abbiamo iniziato col piede giusto. Cerchiamo di mantenere questo andazzo, anche se non sarà facile, perché ho avuto fortuna con gli spawn. Soprattutto se riesco a mettervi dietro la macchina, sinceramente faccio una buona cosa. Perfetto, non mi ammazzare te lì. No, cazzo, dall'altra. Dovevo immaginarmelo. Basta guardare il risultato. Proviamo a concentrarci un po' sul giocare. Ma... Porca di quella vacca. Su questo gioco il principale problema del giocare col cecchino è che ti capita di sputtanarti il risultato facendo 3, 4, a volte anche 5 morti di fila. Quindi ovviamente non ci puoi fare molto, eh. Cioè, una volta che muori sei morto e ti sorbisci le morti di fila. Tanto vale compensare con il purifier. E si compensa alla grande, ragazzi. Si compensa alla grande. Porca vacca, che strage sto facendo col purifier. Bruciate tutti. Tutti, dal primo all'ultimo. Ho fatto tipo 10 kills. Mi usi solo il purifier, non è uno sniping in live. Shh. Uso quello che voglio. No, dai, basta. Ok, vediamo. Qua dietro. Perché su sto cazzo di gioco ci sono i salti schifosi che la gente sbuca saltando? Mi ammazzano solo quelli che saltano. Solo quelli che scivolano e saltano. Vabbè che è una cosa che si può fare sul gioco, non mi posso arrabbiare. Però mi fa arrabbiare il gioco che ti permette di saltare. Schifo. Fa arrabbiare il gioco che ti permette di saltare. Voi dovete stare coi piedi per terra, ragazzi. Non dovete montarvi, perché la vita è una sola. La smetto di dire stronzate. Dai, io però, sinceramente, di solito quando esce Nuketown e voglio fare uno snapping in live, dico no, esco. Mamma quanto godo! Questa qua, sì vabbè, poi che cavoli, tutti a camminare sui muri, è Matrix sto gioco. No, quello lì era una kill facile, bello fermo. E mi becca lui, e mi becca lui, era così scontato, era così scontato. Andiamo a prenderlo da dietro, vabbè che adesso sarà girato lì ad aspettare come un nerd. Mori, buono. Midi, usi solo la pistola. Hitmarker, bellissimo, si vola... Dai, dai, dai. Martin Garrix. Animals. Si vola. Oddio. Bam. Bam. Oddio. Oddio, potevo fare quad feed. Non ci posso credere. Avrei potuto fare una quad feed spaventuosa. Spaventuosa no. Una quad feed banale, però era una quad feed. Esce dall'altra, sicuro. Non so dove guardare, aiutatemi. Sì, vabbè, do cazzo salta quello. Oddio, sono tutti là.
No, oddio, c'ho il purifier. Concludiamo, arriviamo a 25 kills col purifier. Vai, l'ignoranza con il purifier. Con il purifier. Vabbè, comunque, cioè, ho fatto bene una decina, quindicina di kills col cecchino. No, quindicina forse no, una decina sì. Che bello è dar fuoco a tutti col purifier sul Nuketown, madonna. Metto a giocare solo Nuketown, solo col purifier. Dai, concludiamo col cecco. Vabbè. Concludiamo col cecco, mi dà un colpo. Dai, se faccio la killcam, godo. Tanto non la farò mai. Infatti, perché il tipo deve fare la tripla. Vabbè, ragazzi. Sniping in live, tra virgolette, sniping purifier in live. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, lasciate un bel mi piace, un commento, che mi fanno davvero molto piacere. Noi ci troviamo domani con un nuovo video. Fatemi sapere cosa volete vedere, così magari posso fare qualcosa di un po' più particolare. Passate anche da tutti i links che trovate qua sotto in descrizione. Per oggi da Milione è tutto e bella.